Tra le righe, un programma di parole di management. Benvenuti a una nuova puntata di Tra le righe, libri di management per chi li scrive e chi li legge. Io sono Elisa Marasca e con me oggi c'è Manuela Olga Maria Trentini Maggi, Head of HR e General Services di Havas Media Group Italia. Grazie di essere qui. Grazie a voi. In questa puntata parleremo dei libri che l'hanno ispirata nella sua carriera e non solo, ma prima ci può raccontare giusto brevemente qual è stato il suo percorso professionale? Sì, certo. Io sono entrata ad occuparmi di risorse umane dopo la laurea in filosofia. Dapprima ho lavorato in un paio di società di consulenza, quindi partendo da quelle che erano attività di headhunting, di consulenza appunto sulle risorse umane. Poi sono entrata in azienda, in primo luogo in un'azienda del gruppo Reply, dove sono stata alcuni anni, e poi in un'azienda italiana, un system integrator italiano, dove ho avuto il mio primo, diciamo, incarico manageriale di responsabilità sull'area risorse umane. Dal 2013 invece sono in Havas Media Group, un'agenzia di comunicazione e media, parte del gruppo internazionale Havas, e anche qui ho la responsabilità dell'area delle risorse umane. Bene, allora passiamo ai libri. Il primo testo che mi ha indicato è Opinioni di un clown di Heinrich Boll. Come mai l'ha scelto? Ma l'ho scelto perché sicuramente è un testo che ho letto e riletto in tantissimi momenti diversi anche della mia vita. Credo di averlo letto la prima volta che ero ancora al liceo, quindi insomma poco più che un adolescente, e ogni volta ci ho trovato dentro dei significati e degli spunti diversi. In particolare trovo che sia un libro straordinario per parlare del valore della coerenza. No? Il protagonista, che appunto è un clown, quindi che per lavoro indossa una maschera, è in realtà un personaggio estremamente autentico all'interno di un contesto che è quello della Germania del dopoguerra, nel caso del libro, in cui c'è molto, molto perbenismo, c'è molto conformismo, molta diciamo tendenza ad omologarsi, e il libro è un po' tutta una denuncia di questo atteggiamento. Il protagonista è una persona in grado di prendere anche posizioni molto scomode, a volte anche per certi aspetti un po' controproducenti rispetto a quella che è la sua storia, ma sempre appunto con una grande lucidità e autenticità. Ecco, quindi pensando all'ambito lavorativo, all'ambito professionale, secondo me è proprio questo, è proprio il valore dell'autenticità di cui questo libro ci può parlare, la capacità e il coraggio a volte anche di prendere posizioni non sempre facili, non sempre comode, a volte anche la capacità di esprimere la propria opinione, anche se significa andare un po' controcorrente. Certo, e quindi conferma che è uno di quei libri che ogni volta che si legge insegna un nuovo valore. Sì, per me assolutamente sì. A volte mi è capitato magari di rileggerne solo qualche spezzone, e sì, è un libro che può avere molti significati diversi anche proprio rispetto ai diversi momenti della vita in cui lo si legge. Passiamo invece al secondo titolo che si chiama La versione di Bardi di Mordecai Richler. E che cosa ha amato invece in particolare di questo libro? Allora, questo sicuramente è un libro che ho scoperto proprio per caso e di cui ho apprezzato tantissimo l'ironia. E ogni volta mi viene da sorridere perché il protagonista, che è appunto un uomo di origini ebree, è appunto una persona assolutamente fuori dalle righe e come si suol dire, politicamente scorretta, ma
in grado di ridere di se stesso. Per fare un esempio, questo persona, il protagonista appunto, si arricchisce, diventa anche un businessman di discreto successo, fondando una casa di produzione di contenuti cinematografici e di serie televisive, e lui stesso battezza questa casa di produzione la Totally Unnecessary Production, proprio a stigmatizzare il fatto che lui dice: io produco sostanzialmente TV spaziale. Questo è un po' il concetto, ma comunque alla fine no, ho una storia di successo, anche se appunto sono assolutamente consapevole che quello che faccio io di certo non salva l'universo, ecco. Quindi il bello di questo libro, quello che mi lascia come riflessione, è l'importanza di sapersi anche sempre un po' prendere in giro, no? E di sdrammatizzare la nostra importanza, perché alla fine a volte un sorriso in più, una risata in più aiuta anche a far affrontare meglio la quotidianità del nostro lavoro. E questo quando l'ha scoperto, quando l'ha letto? Oh, questo l'ho letto, guardi, intorno al 2003, le direi, perché mi ricordo che lo leggevo quando ero incinta della mia prima figlia, che appunto è nata a fine 2003, e quindi sì, intorno a quegli anni. E a proposito di donne, da ultimo ha pensato a una riflessione sul tema femminile, citando dei titoli molto famosi. Quindi lascio a lei ovviamente la presentazione di questi titoli. Sì, quando mi ha proposto questo podcast, in effetti mi è anche venuto in mente tutto il tema femminile, perché siamo comunque insomma nel mese della festa della donna, e poi perché è un tema chiaramente quello della donne e lavoro, penso sempre più rilevante. Quindi ho pensato da un lato a tutta la quadrilogia dell'Amica Geniale di Elena Ferrante, e dall'altro a un altro libro invece che si chiama The Help di Catherine Stockett, e ho pensato a questi due diversi, diciamo, testi, perché di fatto secondo me raccontano, anche se in modo molto diverso tra loro, raccontano però storie di donne che in qualche modo si sono emancipate da una condizione di partenza fortemente intrisa di pregiudizio, no? Nella quadrilogia dell'Amica Geniale abbiamo di fatto le due protagoniste, una sicuramente che eleva la sua condizione, cambia di fatto il suo destino, la sua vita attraverso lo studio, perché riesce tutto sommato a uscire da quello che era il rione, appunto, no? Il rione napoletano in cui era nata e cresciuta, con tutti appunto i limiti, i pregiudizi e il clima insomma pesante, e riesce di fatto ad affermarsi, a diventare una scrittrice, addirittura quasi contro le sue stesse aspettative. Ecco, in questo personaggio trovo veramente anche un po' di tipici tratti femminili, no? Noi a volte siamo noi che non crediamo in noi stesse, siamo noi che non riusciamo a buttarci, ad aver fiducia nelle nostre capacità, e questo è un po' il caso della Elena del libro, no? Che viene un po', come dire, sempre spinta ad andare avanti. Prima è la sua insegnante delle elementari che dice ai suoi genitori: fatela studiare, poi è l'insegnante del liceo che dice: ma no, ma vai anche all'università, no? E quasi in modo quasi così, quasi con sorpresa di lei stessa, si trova poi appunto a costruire una vita e una professionalità di tutto rispetto. Senza aiuti. Assolutamente. E per contro anche la storia di Lila, no? Che è la sua amica nel libro, che invece ha una storia diametralmente opposta, perché lei purtroppo, nonostante
la sua grande voglia viene impedito di studiare, quindi resta, diciamo, un po' soffocata da questa impossibilità di uscire dal rione, appunto, e resta un po' imbrigliata in una vita, no? Si sposa giovanissima, poi il matrimonio ovviamente non va bene, ha dei problemi, però anche lei di fatto riesce, grazie, al contrario di Elena, lei invece grazie a una determinazione, a una tenacia fortissima, a trovare un riscatto, perché poi alla fine riesce comunque ad eccellere in tutto quello che fa, partendo da quelli che sono lavori molto umili, no? Come il supporto al papà e al fratello nella bottega di calzatore, di calzolaio, esatto, e poi diventa, poi decide comunque di, appunto, abbandonare il marito, quindi fa una scelta estremamente controcorrente per l'ambito in cui era cresciuta, diventa un'esperta di informatica e addirittura una storia imprenditoriale di successo. Insomma, sono comunque due donne che dimostrano veramente come è possibile superare e riscattarsi, appunto, anche da contesti estremamente intrisi di pregiudizio, di fatto affermando la propria capacità e inseguendo anche in fondo i propri sogni. E questo è anche un po' il caso della protagonista di Skeeter, si chiama, di The Help, che è invece una giovane laureata, benestante, in uno stato, adesso mi sembra il Mississippi, in uno stato del sud degli Stati Uniti, comunque nell'epoca, diciamo, di maggiore complessità rispetto ai conflitti razziali, quindi insomma anni 60, quando ancora la segregazione razziale dei neri era una realtà molto viva, esatto, molto concreta. E anche questa protagonista si ribella per certi aspetti a quello che è il modo di pensare comune, che la vorrebbe, quindi sì, va bene, laureata, però di fatto tutte le sue amiche sono poi tornate a casa loro, si sono accasate, si sono sposate, nessuna ha pensato di lavorare, fanno un po' la vita da signore, diciamo, benestanti, giocano a carte, partecipano ai circoli di beneficenza, no? E lei invece decide non solo che lei non ha nessuna intenzione di sposarsi, ma vuole lavorare, vuole mettere a frutto le cose per cui ha studiato, quindi vuole scrivere in particolare, ma addirittura sceglie di scrivere un libro che parli della condizione delle donne di servizio di colore, appunto, in una società, appunto, estremamente, estremamente razzista, quindi oltretutto facendo una scelta assolutamente di rottura con il mondo in cui è cresciuta. E quindi anche in questo caso direi un grosso coraggio, una grossa capacità di autodeterminare la propria storia al di fuori dei binari che qualcun altro ha tracciato per noi, così. Mm-hmm. Sì, tra l'altro tutti i titoli che ha citato sono diventati poi o film o serie TV, perché infatti anche l'amica geniale, appunto, mi sembra che ci siano state già due stagioni e ora aspettiamo con ansia la terza, esatto, io le ho viste le due stagioni, è vero, non ci avevo neanche fatto caso, ma è vero, perché sia l'amica geniale, sia The Help, sia anche la versione di Barney ha avuto una buona trasposizione cinematografica, non a quanto mi risulta Opinioni di un clown, ma in effetti è un testo che forse non si presta neanche tanto al racconto per immagini. Ok, allora io la ringrazio molto per aver partecipato al podcast. Il piacere è stato tutto mio, la ringrazio per l'opportunità e per questa chiacchierata, sempre piacevole parlare di libri per me. Assolutamente, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tra le righe.